Hasta la vista, baby.
Buonasera a tutti, io sono Anna Roselli, sono direttore del Museo di Storia Naturale di Livorno e riporto i saluti del nostro vicepresidente, dottor Fausto Monsignori, che era qui stamattina con noi per il taglio del nastro insieme alle scuole, ma stasera aveva precedenti impegni fissati e quindi facciamo noi gli onori di casa. Allora, benvenuti. Il museo diversi mesi fa ha accolto ben volentieri la proposta di Naturaliter. Qui accanto a me ho Gianluca Salvadori, che è responsabile di Naturaliter, che è la ditta che ha elaborato, progettato e realizzato e allestito qua da noi la mostra che poi vedremo in coda poi alla conferenza dei lavori di stasera. Naturaliter ci ha proposto questa mostra sugli squali, questi affascinanti animali che vivono in mari di tutto il mondo, e il museo ben volentieri ha accettato di provare, ha accettato la sfida, provare ad allestire questa spettacolare mostra. E devo dire che al di là del fascino e della bellezza, devo ringraziare Naturaliter, tutta la squadra, uno squadrone di giovani, perché ci hanno dato modo di osservare come gruppi di giovani riescono a lavorare in maniera, direi, svizzera, con velocità, puntualità, conoscenza assoluta della materia della quale si sta parlando, ma non solo, fantasia, doti artistiche e tecnologiche anche elevate, capacità di lavorare in silenzio e velocemente senza mai fermarsi di fronte a difficoltà. E devo dire che è stato per noi veramente una bella lezione e insomma, nel nostro piccolo un bel esempio di come anche in Italia si riesca comunque a darsi da fare per creare occasioni, opportunità, aziende che lavorano e lavorano con una passione per le cose che fanno veramente rilevante. Io devo dire che vedendoli al lavoro, questo squadrone che ha lavorato in silenzio per una settimana di fila ad allestire questa mostra nella nostra sala delle mostre temporanee, veramente mi hanno ridato un attimo di speranza. Speranza che pur con mestieri così, diciamo, particolari, settori così specifici come è la museologia, la museografia, si possa comunque lanciare delle sfide e anche forse poi vincere, questo poi ce lo direte voi. Io ringrazio ovviamente, perché è chiaro che da soli poi non si va da nessuna parte, tutto il personale del museo per la solita, direi, disponibilità e passione nel sopportare questi ritmi. Pensate che solo sabato e domenica scorsa, nella sala che oggi vedrete allestita con le squadre, avevamo la mostra mercato C'è olio olio. Quindi stiamo andando sempre più di corsa, una cosa dietro l'altro, un evento dietro l'altro. E poi ringrazio i relatori di questa sera, la dottoressa Cecilia Mancusi si scusa ma purtroppo non sta bene e quindi è dovuta rimanere a casa, ma abbiamo il dottor Fabrizio Serena, che chiamerei qua al tavolo. Quindi grazie mille all'amico Fabrizio, al quale da subito do la parola. Io direi che rivolgo a tutta la platea un augurio di buona visione della mostra e spero, come è successo stamattina con i bambini, il fascino che ciò che è esposto di là ha suscitato nei bambini riesca anche in noi adulti a suscitare pari entusiasmo. Un grazie quindi a tutti, spero di non essermi dimenticata nessuno. Allora, direi che do senz'altro la parola a Fabrizio. Sì, direi di sì. Che ci parlerà dell'importanza degli squali nell'ecosistema marino. Il dottor Fabrizio Serena è a Livorno, direi, il più grande esperto
e da tantissimi anni si occupa, oltre che di molti altri argomenti, anche di questi squadri. Allora ringrazio Anna di questo invito, perché a distanza di circa 13 anni torniamo a parlare di squali dal punto di vista scientifico in questo museo. Questa immagine che vedete è la prima, è il frontespizio dei proceedings del convegno che organizzai nel 2000, nel settembre del 2000, della Società Europea di Erasmo Branchi. Per chi volesse poi consultarlo dovrebbe collegarsi con questi due siti, che è il primo è il sito della Società Europea e il secondo è il sito della rivista Scilium che pubblicò questi risultati. Avrei il piacere anche di donare alla biblioteca del museo due piccoli volumi, questo qua che abbiamo prodotto con le colleghe Cecilia e Monica per conto del Ministero dell'Ambiente, che riguarda la tassonomia delle razze che colonizzano i nostri mari, uno strumento di lavoro comunque, uno strumento che viene utilizzato durante le nostre campagne scientifiche per avere un riconoscimento il più preciso possibile, perché poi dalla possibilità di riconoscere questi organismi in maniera esatta ne va della dinamica di popolazione, dei modelli gestionali che applichiamo poi per la valutazione dello stato di sfruttamento di questi pesci. E quest'altro, che invece è un volume che raccoglie e che aggiorna al 2005-2006 la presenza di questi pesci nel nostro bacino mediterraneo, è un lavoro che ho fatto per conto della FAO. Purtroppo questo è l'ultimo cartaceo che ho dopo lo tenere al museo. Proprio, come ricordo, lo terremo come cose sante, come sì. Si dice. In ogni caso, tutto il materiale FAO è possibile scaricarlo dal sito della FAO, compreso questo booklet, che è un piccolo volumetto pensato per i pescatori, in modo che ci possano ritornare certi tipi di informazioni. Mentre l'altro, questo sulle razze, potete scaricarlo o chiederlo alla Società di Biologia Marina Italiana di Biologia Marina, oppure scaricarlo sempre dal sito della società o addirittura dal sito del Ministero dell'Ambiente. Io ho pensato io insieme a Cecilia, che purtroppo diceva Anna si è presa l'influenza, abbiamo pensato di fare un ragionamento un po', scusate se poi risulterà forse troppo tecnico, ma vi prego anche di interrompermi nel caso in cui sia troppo tecnico. L'idea è quella poi di riuscire a sfatare diciamo, l'immagine che tutti noi abbiamo di questi organismi. Io spero poi alla fine di questa chiacchierata di aver chiarito qual è il ruolo, l'importanza di questi animali nel nostro ecosistema, e probabilmente spero di riuscire a farvi capire che il pericolo non sono tanto loro quanto siamo noi nei confronti di questi animali. Siamo presenti in doppia veste, per dire la verità, sia come agenzia, va bene, diciamo, è il luogo dove lavoriamo giornalmente, ma questo lavoro specifico lo conduciamo per conto dell'Organizzazione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è IUCN, e per conto di IUCN siamo Regional Co-Chair per il Mediterraneo. In sostanza coordiniamo tutti gli esperti, tutti i vari istituti di ricerca che studiano i pesci cartilagini nell'ambito del bacino mediterraneo, compreso il Mar Nero. E per conto di UCN la prima cosa che abbiamo fatto e che stiamo facendo è quello di tenere sotto controllo lo stato di conservazione di questi pesci. Questa è la valutazione, il riassunto, la sintesi
della valutazione che abbiamo fatto nel 2007 e quest'anno probabilmente faremo un aggiornamento della valutazione. Questo lavoro consiste semplicemente di riuscire a dare il senso di un lavoro tecnico, scientifico che viene fatto a monte e che ci consente di capire in quali situazioni versano specie per specie dal punto di vista della conservazione, e vedremo perché è importante capire il loro stato di conservazione. Purtroppo questo è un po' il risultato in maniera molto sintetica, cioè in sostanza abbiamo valutato che circa 30 specie di pesci cartilagini di circa 85 che vivono in Mediterraneo sono a rischio di estinzione. Di queste circa 30 specie, 11 sono degli squaliformi e altri 10 sono macroidei, razze in sostanza, che in maniera ancora più marcata rischiano l'estinzione. In alcuni ambienti del Mar Mediterraneo sono già stati dichiarati localmente estinti. Le cause principali di questo loro declino e di questa preoccupazione di noi tutti sono legate fondamentalmente alla pesca eccessiva, ma non tanto perché la pesca agisce direttamente su questi organismi, quanto perché questi organismi non conoscono selettività. In sostanza vengono catturati sempre e comunque a qualsiasi età della loro vita. Anche i più piccoli non riescono a sfuggire alla cattura delle reti, cosa che invece tranquillamente può accadere per i pesci ossei. In funzione della maglia della rete che viene utilizzata, le forme giovanili riescono tutti a scappare. Per i pesci cartilagini questo è impossibile, quindi vengono comunque e sempre catturati, anche se in Mediterraneo non ci sono, non esistono pesche mirate a questi pesci. In passato qualcosa c'era, ma oggi, visto che poi anche dal punto di vista organolettico questi animali non è che siano eccezionali, quindi non c'è molta richiesta di mercato. Di conseguenza non c'è una pesca mirata. Pur non essendoci una pesca mirata, vengono in ogni caso catturate, rimangono comunque catturate nelle reti. Allora, questa introduzione, più breve introduzione, ci porta a fare tutta una serie di considerazioni su questi animali. Intanto sappiamo che sono presenti sul nostro pianeta perlomeno da circa 450 milioni di anni fa, ancora prima che dinosauri, che vertebrati in senso generale si fossero fermati. Sapete che i pesci cartilagini sono cartilagini, quindi non hanno una struttura ossea come i vertebrati in genere, come anche noi stessi, insomma. Quindi la loro struttura portante è costituita da cartilagine, quindi con tutta una serie di problemi non indifferenti. Sappiamo anche che i pesci ossei, ad esempio, per raggiungere lo stato di conformazione attuale, per raggiungere questo stato è passato moltissimo tempo, così come è passato per i pesci cartilagini, però questa evoluzione che ha portato ai pesci attuali ha comportato tutta una serie di modificazioni successive, tanto da considerare la loro evoluzione complessa, a differenza dei pesci cartilagini che invece presenta un'evoluzione di tipo semplice. In sostanza, questi pesci già circa 450 milioni di anni fa avevano raggiunto il loro stato ottimale, sia dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista fisiologico, perché fondamentalmente erano dei predatori, lo sono tuttora, e quindi per essere dei predatori tali dovevano avere a disposizione delle strutture particolari fondamentalmente legate al tipo di dente che viene utilizzato nel momento della caccia, della,
quando azzannano la terra, in sostanza. Si riconoscono una decina di ordini, di controitti, e nei controitti dobbiamo considerare anche le chimere. Anche le chimere hanno una struttura di cartilagine, però le chimere sono anche pesci che fanno un po' da trade union tra i pesci ossei e i pesci cartilagini. A noi interessano solamente i pesci cartilagini, cioè soltanto gli elasmobranchi, e di elasmobranchi attualmente ne conosciamo 9 di ordini, tra squaliformi e batoidei. Quindi i batoidei sono questi qua, gli squaliformi sono quest'altri, con morfologia completamente diversa. I batoidei hanno una struttura appiattita, perché evidentemente si sono ben adattati a vivere sul fondo del mare. Gli squaliformi invece hanno una conformazione fusiforme molto, molto idrodinamica, che li consente di muoversi facilmente nell'ambiente acquatico. E dal punto di vista della dentizione, dobbiamo riconoscere che questa costituisce l'apparato principale, se vogliamo, quello che consente la sopravvivenza in maniera ottimale a questi pesci. Però dobbiamo in ogni caso riconoscere diverse situazioni che ha portato questi animali a sviluppare comportamenti, abitudini alimentari, e nelle abitudini alimentari dobbiamo riconoscere specie che addirittura hanno un po' lasciato perdere l'utilizzo dei denti, come nel caso dello squalo-elefante, ad esempio, che è un plantofago, si ciba essenzialmente di zooplancton, e di conseguenza i denti non riservivano grosse aperture branchiali con le quali filtrare grandi quantità d'acqua che contiene lo zooplancton, e di conseguenza i denti che oggi riconosciamo nello squalo elefante sono questi qui, piccolissimi, nemmeno un centimetro di lunghezza, un piccolo triangolo, niente più. Viceversa, ci sono altre specie che sono carnivore, sono opportunisti in genere, capita di mangiare tutto quello che trovano senza farsi tanti problemi. Altre specie addirittura si sono altamente specializzate, diventando una sorta di parassiti, come il Lisicius brasiliensis, che si attacca al corpo di altri squali anche, oppure di cetacei o di pesci, infligge dei fori tondi e poi ne succhia il sangue in maniera diretta. Un piccolo squaletto molto, molto ridotto, pochi centimetri, e che però infligge ferite micidiali al malcapitato. E altre specie ancora, come il capopiatto, che presenta addirittura una dentizione nella parte posteriore della mascella, che ricorda un po' i nostri denti molariformi. Questo significa che questa specie è probabilmente in grado di masticare, quindi non solo gli squali azzannano e ingoiano, o addirittura ingoiano tutta la preda intera, ma probabilmente ci ragionano anche un po' sopra sulla preda. E poi i denti ci servono anche per altri aspetti, soprattutto ai paleontologi, per riconoscere le varie specie che vivevano nel passato, perché di fatto è l'unica struttura che si può mantenere nel tempo, l'unica struttura ossea che è riuscita, riesce a mantenersi nel tempo, e quindi ci dà la possibilità di fare delle assunzioni riguardo alla specie di appartenenza. Quindi il dente diventa una struttura fondamentale per tanti motivi, anche dal punto di vista tassonomico. Gli squali hanno anche una caratteristica importante, visto che si sono ben presentati da tanti milioni di anni, evidentemente vari aspetti anche biologici ce lo conferma. Una tra queste è la strategia riproduttiva che questi animali hanno.
Da un punto, certo punto di vista, la strategia riproduttiva è una condizione favorevole, ed è stata una condizione favorevole che gli ha consentito di affermarsi e raggiungere fino ad oggi con la stessa conformazione morfologica e fisiologica, come dicevo, ma il tipo di strategia riproduttiva che hanno utilizzato, che fino ad oggi gli andava bene, oggi è probabilmente una delle cause del loro declino. Non perché la strategia non li viene incontro, ma semplicemente perché è una strategia cosiddetta di tipo K, che corrisponde ad accrescimenti lenti non solo degli individui, ma anche di tutta quanta la popolazione che è costituita dagli individui. Individui che raggiungono lo stato di maturità in tarda età, alcune specie lo raggiungono anche dopo 10, 15, anche oltre 20 anni di età, ma soprattutto perché poi dopo che è avvenuto l'atto riproduttivo, al massimo soprattutto quelli di grossa taglia riescono a partorire, tra virgolette, un piccolo, due piccoli, al massimo tre piccoli, e comunque sempre nell'ordine di 10-15 esemplari a parte. Fa eccezione lo squalo balena, che in certi casi riesce a partorire anche oltre 100 individui in un unico parto. Allora, questa condizione poi deve fare riferimento a due tipi distinti di riproduzione. Da una parte ci sono gli ovipari, dall'altra ci sono i vivipari. I vivipari costituiscono circa il 60% delle modalità riproduttive. In un caso e nell'altro, come vedete, gli ovipari logicamente... logicamente gli ovipari producono un uovo, una capsula ovigera, che le femmine depongono in fondo al mare, oppure grazie alla presenza di queste corna, a volte con arricciature riescono ad attaccare a substrati di qualsiasi tipo. Ci sono ad esempio i rattopardi che le depongono lungo intorno agli assi delle gorgonie rosse o bianche. I vivipari invece producono organismi già praticamente adulti, già in grado di comportarsi e liberarsi nell'ambiente per conto proprio. Un altro aspetto importantissimo è questo triangolo che caratterizza tutta quanta la vita di questi animali. È un triangolo che mette in evidenza le abitudini. Questi pesci hanno delle zone riconosciute di accoppiamento, delle zone dove le femmine depongono le uova oppure i giovani, e poi delle zone dove si vanno ad alimentare. Però comunque, per ogni specie, con modalità logicamente diverse, con ambienti completamente diversi, è un ciclo continuo, è un comportamento continuo che tutti quanti hanno i pesci cattivi. Vabbè, alcuni esempi, come vedete, ecco, questa è una femmina che ha prodotto un certo numero di piccolini. Questi piccolini sono esattamente uguali alla madre. E questo vale anche per gli ovipari, logicamente. Una volta che l'organismo è uscito fuori dal luogo, la conformazione che ha il corpo è esattamente uguale a quella dell'adulto. È un po' lento perché è pesante, sono immagini pesanti. Allora, un altro argomento di carattere biologico è cercare di capire com'è che si accrescono questi pesci. Qui ci sono degli esempi, per far capire che ci sono due modalità principali per capire come crescono.
ci sono delle modalità cosiddette indirette e altre modalità invece dirette. In questo caso, nelle modalità, nei metodi indiretti, occorre andare con campagne scientifiche in mare a catturare questi organismi, catturarli, misurarli, pesarli, e questa qua è un grafico che mette in evidenza la distribuzione che nel tempo abbiamo registrato di questa specie, che è la razza bianca, che qualcuno di voi anche avrà mangiato fino a quel momento. Gli altri metodi invece diretti sono quelli che ci danno una risposta più precisa, se vogliamo. Per far questo però le cose si complicano un pochino, nel senso che come in questo caso occorre utilizzare una marca, uno spaghetto, detto proprio spaghetto, sul quale viene riportato un codice, un numero di telefono, l'istituto che ha praticato la marcatura, per essere poi contattati nel momento in cui questo animale viene ripreso, come in questo caso è accaduto circa un anno dopo. Questo animale aveva sempre lo stesso spaghetto con lo stesso codice. Ecco, questa è l'area che abbiamo utilizzato con tutta una serie di punti di prelievo di questi pesci, di queste razze, e questa è la ricostruzione del movimento che hanno compiuto gli animali che erano stati marcati e poi ricatturati con la stessa marca. Sono organismi che vivono circa, come avete visto dal ciclo riproduttivo, circa 6 anni, e nel giro di 6 anni abbiamo raccolto tutta una serie di informazioni che ci ha consentito non solo di capire che tipo di movimento fanno durante il loro arco di vita, cioè i giovani, le uova che si aprono e che erano state deposte dalle femmine intorno a 30-40 metri di profondità, una volta che si aprono permettono i giovani immediatamente vanno a guadagnare i bassi fondali dove si accrescono, e quindi dove in sostanza vanno verso zone di alimentazione, si accrescono, man mano che si accrescono si allontanano andando a guadagnare maggiori profondità per poi trovarsi nelle aree cosiddette di accoppiamento, perché c'è da dire che i pesci cartilagini, oltretutto, a differenza dei pesci ossei, sono a sessi separati, ma con uno spiccato dimorfismo che ci consente di riconoscere il maschio dalla femmina già dall'osservazione esterna, senza necessariamente dover sbuzzare il pesce come dobbiamo fare con i pesci ossei. Un altro metodo diretto è quello dell'analisi, della lettura degli anelli di accrescimento che è possibile leggere togliendo una vertebra, di solito quella mediana, diciamo così. È un po' come lo stesso concetto che utilizziamo quando andiamo a leggere l'età di un albero, in sostanza. Poi, in effetti, non è così immediata la lettura, perché se andiamo a fare delle osservazioni al microscopio a scansione, in maniera sempre più precisa, più ravvicinata, ci rendiamo conto che questi anelli di accrescimento non sono delle linee precise, ma sono delle sintesi, delle somme, delle medie di linee, anche giornaliere addirittura, a volte anche orarie, quindi diventa molto complicato. Bisogna stare molto attenti a valutare se un anello corrisponde ad un anno, oppure a 6 mesi, oppure addirittura se è un anello quadrimestrale. Vabbè, purtroppo qui è saltata, vedete questo piccolo quadretto, non è altro che la cosiddetta curva di crescita, ma la conoscete benissimo la curva di crescita dell'organismo, perché avrete avuto senz'altro a che fare con la curva di crescita dei vostri bambini, perché poi tutti gli organismi, tutti gli animali, tutti gli organismi che popolano questo pianeta crescono nello stesso modo. E quindi riuscire a misurare o a pesare l'individuo in maniera conseguente, in maniera molto ravvicinata nel tempo, ci consente poi di capire in che modo questo individuo cresce, nel senso di capire con quale velocità cresce a livello giornaliero, settimanale, mensile, annuale, riuscire a capire
quale può essere la massima lunghezza che questo animale può raggiungere nel suo stadio più adulto. E poi, vabbè, vi domanderete, sì, una volta che conosciamo queste informazioni poi sono di fondamentale importanza perché vengono utilizzate nell'applicazione di modelli gestionali per valutare lo stato di sfruttamento, non tanto quello di conservazione, ma quanto quello di sfruttamento. Quindi dicevo all'inizio che le cause di declino, qui c'è un esempio molto rappresentativo, queste qui sono le catture in numero e in peso della tonnarella di baratti, quindi un esempio molto vicino a noi. Tonnarella di baratti che ha terminato, diciamo, il suo lavoro intorno all'inizio degli anni 20 del secolo precedente. Perché questo? Perché ad un periodo molto ricco di catture è subentrato un periodo poverissimo, tanto che non era più possibile continuare a lavorare in quell'area, in quella tonnarella, perché le catture di questi animali si erano praticamente azzerate. E questa è la situazione che preoccupa tutti gli studiosi del mondo, perché spesso, non soltanto nelle tonnare, nelle tonnarelle, si sta registrando questo declino pauroso della presenza di questi animali, ma anche nelle pesche più tradizionali, se vogliamo. Allora, le cause sono fondamentalmente quelle dello sfruttamento e della compromissione degli habitat. Sono cause veramente preoccupanti e alle quali poi si aggiungono situazioni strane come il finning. Il finning è lo spinnamento degli squali, ne avete sentito parlare. Il finning va ad alimentare il mercato asiatico per le ragioni che dovreste conoscere. Il finning è una pratica, un'attività che in termini di introiti economici supera addirittura il commercio della droga, e da qui vi potete immaginare tutte le problematiche che si tira dietro, l'impossibilità di azzerare il finning, benché la comunità europea abbia messo al bando questo tipo di attività, e quindi in Mediterraneo sicuramente non c'è un'attività di finning. Il pericolo qual è? Il pericolo è che, anche qui lo conosciamo, sappiamo, le nostre città sono popolate ormai da tanti asiatici che hanno queste abitudini. E quindi il pericolo è che anche in Mediterraneo si possa innescare un'attività di finning. E quindi c'è una preoccupazione generale su questo da parte di tutti i paesi mediterranei. Allora, veniamo al ruolo che questi organismi hanno nell'ecosistema in generale. Il ruolo è quello di predatori apicali, e quindi di occupare una posizione apicale. Questa è una piramide alimentare abbastanza complessa, come di solito lo sono, ma l'essere apicale non significa stare proprio in cima. Ci sono altre situazioni che vedono pesci cartilaginei a diversi livelli trofici, ma comunque sempre apicali, nel senso che difficilmente sono predati da organismi più grandi o paralleli. Quindi i pesci cartilagini per definizione sono apicali, e in questo senso va male tutte le nostre considerazioni, cercare di capire alcuni aspetti abbastanza complessi. Su questa rete trofica insistono e agiscono le attività umane, logicamente, come si diceva, ma anche effetti ambientali, naturali. Noi sappiamo e dobbiamo essere coscienti che il nostro ecosistema non è un sistema così chiuso, un sistema che una volta fatto, se viene fatto bene, magari lo possiamo mantenere, no? L'ecosistema in cui viviamo, l'ambiente in cui viviamo si modifica continuamente. Dobbiamo essere consapevoli che ci sono comunque
delle situazioni che portano a cambiamenti dell'ambiente, che siano innescate da cambiamenti climatici, di solito è così, dobbiamo esserne consapevoli. Gli effetti ambientali possono avere dei risvolti anche diretti sugli organismi, mi riferisco agli organismi marini, ad esempio, faccio un esempio molto banale, se vogliamo, da un certo punto di vista. Nell'ambiente marino, come del resto in tutti gli ambienti, occorre che ci sia sincronia tra lo stato di maturità della femmina e del maschio. Se non c'è sincronia, difficilmente i due sessi riescono a procreare. I cambiamenti climatici possono influenzare questa sincronia al punto di sfasare i momenti propizi. E se non avviene la riproduzione, è logico che anche tutta la popolazione salta. E quindi questa è una grossa preoccupazione che dobbiamo tenere bene in conto. Allora la domanda è: cosa succede? Cosa succederà se scompaiono i predatori apicali? Questo è un esempio schematico di una piramide alimentare e di una rete alimentare. Scomparendo un predatore apicale, i gradini sottostanti della piramide assumeranno delle dimensioni sballate, non più gestibili. Questo, nello stesso modo, anche le reti alimentari potranno subire dei buchi e addirittura dei vuoti. E allora, quando poi non ci sarà più rete alimentare una piramide sarà completamente sballata, cosa accadrà? Cosa potrà succedere all'ambiente, all'ecosistema in generale? Ecco, in maniera molto sintetica, forse più semplice. Questa qui è una catena alimentare equilibrata, dove i rapporti sono perfetti, e se arriva un determinato momento che il predatore scompare, cosa succede? Può succedere questa situazione, quindi avere dei cubi, dei box completamente diversi, con contenuti anche completamente diversi. Sicuramente avremo una perdita di biodiversità, perché se scompare il predatore apicale automaticamente scompare la specie e di conseguenza hai una perdita in biodiversità. Allora ci si sta domandando, e in parte abbiamo anche risposto, gli studi che stiamo facendo ci consentono già di capire alcune cose, anche in questo caso molto preoccupanti, e io qui vi faccio due esempi semplici che spero vi facciano capire quello che potrebbe accadere con la scomparsa dei predatori apicali. Questo è un esempio molto vicino a noi, è molto vicino alla città di Livorno. Allora, nel cacciucco sapete, insomma, che uno degli ingredienti principali è il palombo, ma non pensate che oggi sia ancora possibile mettere il palombo nel cacciucco. È sempre più difficile, e mediamente già negli anni 80 il palombo non veniva più inserito nel cacciucco alla Livornese, ma addirittura oggi è ancora più difficile, anche difficile utilizzare il gattuccio nel cacciucco, e viene utilizzato il boccanera, che è un gattuccio simile a questo qua, a questa specie, ma che vive in profondità. Ne va logicamente del sapore, se vogliamo, del piatto. Poi magari ci smette un bel po' di peperoncino, ci si abitua. Però questo è sintomatico, questa situazione, perché ci fa capire che questa specie non è più disponibile per questo tipo di piatti, perché evidentemente è stata pescata in quantità superiori all'equilibrio. Questo invece è un esempio forse più importante, no forse, sicuramente più importante. Questa qui è la rete trofica, le linee rosse vi mettono in evidenza le specie che stiamo prendendo in considerazione. È un esempio registrato nel North Carolina,
la pesca eccessiva ha fatto fuori questo squalo grigio. Questo squalo grigio è questa qui la curva che vi dice che è diminuito, eh? Questo squalo grigio si cibava di questo patroideo, è una rinottera. Quindi mancando il predatore principale, la biomassa di rinottera è salita fino ad arrivare a valori enormi, sia in numero sia in biomassa, nell'ambiente. Quindi niente di positivo, nel senso che questa rinottera si cibava e si ciba di questa capasanta. E quindi quando la rinottera era regolamentata in numero e in peso dal predatore principale, la capasanta presentava dei valori di biomassa importanti che consentivano alla marineria locale di vivere e vivere bene di questa risorsa. Oggi la capasanta non c'è più, perché la rinottera ha fatto fuori tutto quanto lo stock, tutta quanta la popolazione, e automaticamente sono fallite le imprese che di capasanta riuscivano a lavorare, a produrre e quindi a mantenersi. Quindi risvolti importanti, risvolti drammatici nel caso in cui un predatore apicale, come in questo caso lo squalo grigio, scompare dalla luce della terra. Allora, sulla base di queste considerazioni, la FAO nel 98 ha lanciato un piano d'azione che mira a valutare lo stato di conservazione e lo stato di sfruttamento di questi organismi. La FAO neanche ha fatto il piano di conservazione per aggiustare le nostre abitudini alimentari sul caciucco, no? In senso lato, sicuramente. Questi sono i documenti che sono stati prodotti, suggerendo a tutti i paesi membri di attivarsi in tal senso. La Comunità Europea a sua volta ha redatto un piano d'azione, anche in questo caso di valutazione dello stato di sfruttamento di conservazione. Vi dico queste cose perché ci sono enti, organizzazioni che si occupano solo della conservazione, altri che si occupano anche dello stato di sfruttamento, perché il problema dei pesci cartilagini è che a differenza, non so, ad esempio dei cetacei o delle tartarughe, che sono tutti organismi protetti, per i quali occorre comunque valutare lo stato di conservazione, non è richiesto la valutazione dello stato di sfruttamento, perché nessuno li può catturare per mangiarseli. Viceversa, con i pesci cartilagini, alcuni pesci sono sotto protezione, pochissimi, altri invece sono tutt'oggi pescabili. E quindi qui sta la complessità nella gestione di questi animali. E la FAO, che è indirizzata verso un miglioramento dello sfruttamento delle nostre risorse, chiaramente si indirizza soprattutto nel senso dello sfruttamento, così come la Comunità Europea. Altre organizzazioni invece, come l'UNEP, il RACSPA di Tunisi in particolare, che è l'organismo regionale che coordina la parte mediterranea, e per la quale abbiamo fatto il piano di gestione di conservazione, solo riguardo alla conservazione, ha prodotto e sta aggiornando puntualmente i vari piani, ma non solo a livello mediterraneo, ma anche a livello nazionale. L'UNEP sta lavorando nella direzione dei singoli paesi, in modo da mettere in condizione ogni paese di avere un proprio piano di conservazione. L'Italia sta facendo lo stesso, è un po' più indietro, però ci si sta attrezzando. E poi UCN, di nuovo torna UCN, mette insieme tutta questa informazione e produce le famose liste rosse, e attraverso quelle liste rosse è facile capire quali sono le specie più in pericolo, più bisognose di attenzione. Anche in questo caso, vedete, ci sono già tre liste rosse nell'ambito
dei nostri mari, degli oceani che bagnano la nostra terra. Una lista rossa è dedicata al Mediterraneo e al Mar Nero, anche questa la potete scaricare dal sito dell'UCM. Allora occorre comunque monitorare questi organismi, non solo dal punto di vista della loro disponibilità nell'ambito della produttività ittica in senso generale, ma anche dal punto di vista della conservazione, se vogliamo. E un progetto che coordiniamo, che è questo, che è un progetto di monitoraggio dei grandi pesci cartilaginei, coinvolge tutta una serie di paesi mediterranei. Noi abbiamo il coordinamento di questo lavoro, e è un lavoro che va avanti ormai dalla fine degli anni 70, inizio anni 80. Questa è un po' la struttura che regola questo coordinamento. Vedete, tutti i paesi poi hanno il proprio database che colloquia con il server centrale che gestiamo qua in Toscana, e attualmente abbiamo un certo numero di organismi grandi, squali, che devono superare il metro per essere considerati squali, insomma varie modalità di definizione di questi animali. Il numero maggiore di informazioni che abbiamo nell'archivio riguarda lo squalo elefante. È un archivio che registra dati storici anche partendo addirittura dal 1700, quindi focalizza il suo sforzo non soltanto sull'acquisizione delle informazioni storiche, ma anche su quelle attuali che derivano dalle attività di lavoro delle varie marinerie da pesca, come dalle attività scientifiche che facciamo in mare direttamente. Tutto perché quello che vogliamo valutare non è tanto l'aspetto popolazionistico, biologico, ma quello anche importante, quello che vogliamo valutare è l'entità della cattura accessoria, in quali termini, con quali modalità questi organismi vengono catturati. Questo qua, come vedete, il percentuale è rappresentato, il grafico in precedenza che avete visto. Chi la fa da grande sono le mobule, che costituiscono circa il 30%. È un valore che è stato aggiornato non più tardi di 4-5 mesi fa, questo perché, e vi farò vedere, questo qui intanto è la distribuzione dell'informazione, da dove provengono le informazioni da tutto il Mediterraneo. Vengono utilizzate delle schede base per la registrazione. Esiste un protocollo che spero di poter mettere in rete a breve. Il protocollo è già terminato, purtroppo in questo momento è solo lingua italiana, però noi speriamo di metterlo in rete nel giro di qualche mese, e consentirà non solo di avere un protocollo di acquisizione di informazioni, ma anche di avere la possibilità di riconoscere questi organismi dal punto di vista morfologico. E questo vale anche per i batteridei, e qui è saltato di nuovo l'immagine. Vabbè, c'era un modo per far vedere quanti sono la provenienza delle informazioni, se sono catture accidentali o spiaggiamenti, avvistamenti, ma niente di particolare. Quello che invece ci interessa è capire e vedere che nel caso di questi grossi pesci cartilaginei, gli attrezzi da pesca maggiormente coinvolti sono soprattutto le reti da posta, perché questi organismi si avvicinano alla costa e inavvertitamente finiscono in queste reti dove muoiono. E qui alcune immagini del monitoraggio che viene fatto in tutto questo scappato in tutto questo tempo. Questo qui ad esempio è un piccolo di mobula appena nato, che è stato raccolto da noi, descritto a noi un primo embrione a termine,
E questo è un altro grosso fatto idea. Questa mo' piccola mobile è stata donata al museo La Sterla, e questo qua è stato donato proprio a questo museo. Una grossa razza con una spina sulla coda, prima è l'unica segnalazione dei mari italiani. Ancora alcuni esempi, vedete, questo è lo studio delle vertebre. Questa non è una piccola vertebra, ma è una vertebra enorme, con un taglio trasversale ci dà la possibilità di contare questi anelli, come vi dicevo prima. E altri aspetti biologici interessanti sono quelli di analizzare il contenuto stomacale per capire le loro abitudini alimentari, posizionarli nella rete trofica e così via, e capire anche il loro stato di maturità. Altri lavori importanti che vengono sviluppati e fatti è quello di marcare questi organismi con satelliti e marche satellitari, non solo spaghetti. Queste marche satellitari vengono attaccate alla pinna dorsale e ci danno la possibilità di seguire nel tempo i movimenti e le loro abitudini, soprattutto per lo squalo elefante, per il quale il periodo invernale è un periodo dove non sappiamo esattamente cosa faccia e come si comporti. Ancora alcuni esempi. E l'ultimo esempio è quello della mobula. Vedete, qui non era possibile riportare queste palme per caratterizzare la distribuzione del pesce, ma siamo stati costretti a metterci una stella. Una stella perché in questo caso, di fronte alle spiagge di Gaza, nel marzo 2013 c'è stata una cattura eccezionale di oltre 500 esemplari, una cattura comunque accidentale che ci ha fatto capire tante cose, soprattutto ci ha fatto capire che questi organismi si concentrano nel periodo di età giovanile, perché questi sono tutti organismi appena nati o poco più di un anno di età. Io avrei qui, si può far partire questo qui, ci sono due filmatini di due minuti l'uno che danno molto significato a quello che abbiamo detto fino ad ora, anche riguardo al comportamento che dovremmo tenere, alla considerazione che dovremmo avere nei confronti di questi animali. I pescatori stessi hanno già maturato situazioni diverse, considerazioni diverse, profondamente diverse, e questi due filmati lo dovrebbero dimostrare. Tempo per risposta. Köpek balıklarına doğuştan ilgili. Dün 6 Temmuz günü Altınok açıklarında Maria ağlarına köpek balığı, küçük kuyu teknesine bu köpek balığı takıldığını duydum. Telefonla ulaştım. Balığı canlı getirmesini, teşhis etmek için canlı getirmesini söyledim. Balığı bir buran avının içinde canlı getirdi. Ben de Antalya'daydım, yeni geldim. Balığı şimdi teşhis ettim. 5 solungaç yarı, 3 sıra ağzındaki dişiyle ve uyum yapısıyla balığın büyük beyaz yavrusu olduğunu teşhis ettim. Geçen yıl, evvelki yıl 3 büyük beyaz yavrusuyla daha karşılaşmıştık. İstanbul Üniversitesi'nden Hakan Kabasakal hoca, balığın, bu boy balığın 4 günlük olduğunu yaptığı genetik testte de Avustralya menşeli olduğunu, Güney Afrika değil, Avustralya'dan geldiğini tespit etti. Ve bunu Nokta Dergisi'nde yayınladı Mart ayında. Şu an bu balık da öbür 4 günlük balık kadar, en fazla bir haftalık olmalı. Bu balığı koruma altında büyük birazlar. Kooperatif başkanı olarak tekrar hayata döndürmekten mutluyum. Biraz sonra balığı götürüp açık denize bırakacağız. Bugüne kadar izlediğim belgesellerde hiç bu kadar küçük büyük beyaz görmedim. O ayrıca değeri var. Bu güzel mi? Questo è il piccolo squalo bianco, finito naturalmente nelle reti di questo pescatore turco. Un piccolo squalo bianco dice nemmeno un anno di vita. Sembra quasi.
caso a Filanti. Informazioni di carattere biologico, ci dice quanto è lungo, circa 85 centimetri, che è una femmina perché non ha i cosiddetti pteridopodi, che sono due strutture esterne che consentono l'accoppiamento tra il maschio e la femmina. Vabbè, detto questo, io passerei all'altra filmata, se puoi chiudere. L'altro filmato invece è sempre uno scolo bianco finito in una tonnara della Tunisia. E come vedete il comportamento dei pescatori è molto diverso da quello di quello che abbiamo visto ora. Come on.
direi che questo evento è molto grave dal punto di vista del rapporto che c'è tra l'uomo e gli animali, è stato fatto il giro del mondo. Io appena l'ho ricevuto l'ho girato immediatamente al segretario generale della pesca del Mediterraneo, che è presso la FAO, che tra l'altro è un tunisino, ma non ha portato a niente. Questi pescatori potrebbero essere perseguiti penalmente, perché il pollo bianco è una specie completamente protetta. Quello che dovevano fare era quello di chiamare i ricercatori, marcare l'animale con un satellitare e seguirlo poi nel tempo, come molti altri fanno, per cercare di capire e di spiegare meglio la biologia di questi animali. Grazie. Gianluca Salvadori, mi l'avevo già presentato, Naturaliter ci fa un backstage della mostra. Sì, veloce. Veloce. Innanzitutto vi ringrazio tutti di essere qui e vi ringrazio anche delle splendide parole che all'inizio ha detto sulla ditta. E un grazie a Federico Nocchi che ci ha dato la possibilità di utilizzare la sua splendida collezione di ritrovati, di mandibole che ha a casa sua, detto in arte Freddy Shark. Grazie. E come diceva Anna, la nostra ditta è una ditta abbastanza giovane. Ha iniziato lavorando quasi esclusivamente per i musei di storia naturale di tutta Europa, dove tuttora ci sono i nostri preparati. E siamo tutti un po' fissati di scienze naturali e abbiamo utilizzato il nostro lavoro per cercare di dare un po' di curiosità ai profani, a coloro che comunque gli interessano gli animali ma che rimangono sempre a una certa distanza. Ultimamente ci siamo affacciati anche nel mondo dell'arte, credo che molti di voi hanno visto i giganti del Teatro del Silenzio all'Aiatico, che abbiamo realizzato quest'anno. Abbiamo fatto una splendida mostra che tuttora si trova in Messico di Tutankhamen, con tutta la ricostruzione dei gioielli, delle maschere in oro ovviamente del tesoro di Tutankhamen. Abbiamo fatto in Italia una mostra sugli abissi che ha ottenuto circa 32.000 visitatori in 3 mesi e adesso proviamo con la mostra degli squali qui a Livorno, che ci ospitano anche in uno splendido palazzo di vetro, sembra quasi un acquario, sembra fatto apposta. E nulla, la mostra nasce da un interesse che tutti, come ho detto prima, abbiamo sugli squali e sono tutte riproduzioni a grandezze naturali, alcuni sono imbalsamati, altri sono sculture che hanno le misure esatte degli esemplari e possono essere toccabili, ci sono ingrandimenti, si parla di anatomia, si parla di curiosità della riproduzione, ci sono animali rari tipo lo squalo, come diceva prima, che taglia le piccole fette nei cetacei, lo squalo pigmeo di 12 cm, c'è lo squalo bianco che è quello che è qui è lungo 6 metri, ovviamente sono tutte sculture, i denti sono stampati sull'originale, le misure sono in base a quelle che noi abbiamo trovato e che abbiamo osservato, cioè, cerco di essere breve anche perché sì. Mi diceva Anna prima che dobbiamo stringere, per cui se avete qualche domanda da farmi, mi piacerebbe rispondere, anche perché il nostro lavoro è piuttosto strano, non so quanti di voi hanno mai parlato con delle persone tassidermiste comunque che si occupano di queste cose, altrimenti io direi di dare la parola. Anche perché penso che poi molte domande arriveranno quando poi passiamo la visita alla mostra. Tocca adesso al dottor Antonio Borzatti. Antonio ha insieme a Francesco Margori hanno elaborato una specifica esperienza didattica che verrà poi dalla prossima settimana lanciata per il nostro pubblico delle scuole e quindi un laboratorio sugli squali. Vi dà quindi una panoramica? Sì, qui al museo abbiamo sempre un occhio di riguardo verso le scuole, il pubblico scolastico che praticamente rappresenta una grossa fetta dei nostri visitatori.
di solito quindi tutti gli eventi che noi realizziamo non viaggiano mai da soli, ma vengono poi accompagnati anche da una serie di attività che noi proponiamo proprio alle scuole, attività di approfondimento. L'anno scorso con la mostra Wild City dedicata al fenomeno dell'irrubamento abbiamo proposto dei laboratori che riguardavano il birdwatching urbano, quindi andavamo a giro con i binocoli per la città, la cattura con le reti nell'orto botanico degli uccelli per inanellarli, avevamo costruito addirittura con le scuole delle mangiatoie degli uccellini da mettere poi nei parchi per poter osservare gli uccelli. In questo caso, per quanto riguarda gli squali, sicuramente ci saranno degli approfondimenti anche mirati all'ecologia, che è quello che diceva il dottor Fabrizio Serena, l'importanza degli squali nel nostro mare. E alcuni approfondimenti riguarderanno proprio anche l'anatomia, per conoscerli meglio e dal vivo, per toccare anche con mano. Ovviamente per le scuole, per i ragazzi più grandi. Per quelli più piccolini abbiamo altri percorsi che saranno inseriti con appuntamenti anche pomeridiani, quindi inseriti nel progetto Giocando si impara, che prevederanno delle sorte di atelier, proprio di realizzazione di modelli che però tengono presente tutte le caratteristiche morfologiche tipiche degli squali, quindi la distribuzione delle pinne, le placche dermiche e varie altre caratteristiche. Per quanto riguarda invece ovviamente il laboratorio per i bimbi più grandi, per i ragazzi più grandi, ci siamo avvalsi anche dell'esperienza di un laureando in biologia marina proprio per poter realizzare un percorso che abbia un po' più di profondità. E Francesco Malfuori ce lo presenza, poi si tratta sostanzialmente di una dissezione di uno squaletto, di un gattuccio o di un palombo. Vediamo. Buonasera a tutti. Dunque, il programma che proporremo per le scuole medie e superiori consiste in una breve introduzione su cosa sono gli squali e poi faremo quindi una collocazione nel regno animale. Poi passeremo a una breve ricostruzione evolutiva, quindi degli squali, dalla possibile origine a partire dai placodermi nel periodo devoniano. Ricostruiremo poi sulla base anche delle problematiche legate alla fragilità della cartilagine del corso evolutivo di questi squali, e faremo anche un confronto tra cartilagine e il sistema apparato scheletrico osseo. Poi descriveremo l'anatomia e i caratteri distintivi principali degli squali, quindi a partire dalle pinne, le varie tipologie, le branchie, la differenza con i pesci ossei, la cute rivestita da scaglie placoidi, la coda eterocerca, e poi anche la regolazione del galleggiamento mediante l'olio contenuto nel fegato. E poi toccheremo vari altri aspetti come la respirazione e il sistema della linea laterale, e varie nozioni riguardanti le principali strategie riproduttive e caratteristiche riproduttive di questi squali. Passeremo a indagare il ruolo degli squali nella rete alimentare, e quindi daremo un po' più attenzione riguardo all'olfatto utilizzato, molto sviluppato in questi animali, proprio per individuare le prede e utilizzato nella caccia. Poi faremo una carrellata delle principali specie esistenti, quindi a partire dai grandi predatori fino ai filtratori come lo squalo baleno e lo squalo elefante, e i principali squali presenti nel Mediterraneo. Poi alcune curiosità, infine, come l'uso degli squali martello, la deposizione delle uova del gattuccio e così via. E infine ci sarà poi la parte pratica, in cui faremo una serie di attività con i ragazzi, tra cui l'osservazione al microscopio di scaglie e ampolle dei lorenzini, l'analisi della bocca di uno squalo, dando principalmente attenzione alla forma e alla disposizione dei denti, e poi faremo alla fine una dissezione vera e propria di un gattuccio, dove analizzeremo gli organi interni. Questa è proprio la parte finale, dove appunto andremo a illustrare ai ragazzi le principali caratteristiche esterne visibili
dell'anatomia del Gattuccio, tra cui le ampolle dei Lorenzini, e poi faremo una determinazione del sesso mediante la presenza o meno degli uterinopoli. Poi ci sarà la dissezione, quindi con l'analisi degli organi interni, tra cui il fegato, con le sue proprietà di galleggiamento grazie all'olio contenuto al suo interno, e alcuni organi come il cuore, ad esempio, che hanno una disposizione particolare in anatomia dello squalo, si trovano infatti in prossimità delle branchie, molto vicine alla testa. E poi alla fine proveremo a estrarre anche il cranio cartilagineo e le mandibole. Visto che insomma, siamo abbastanza avanti nella serata, se non ci sono domande invito tutti a seguirci, andiamo a visitare la mostra e quindi le domande poi speriamo che siano davvero durante la visita. Grazie a tutti.